Yo guys, what is good, what is popping, and welcome back to another video. It's your boy Official and Ramadan Kareem to all Muslims around the globe. Now, fast asylum process and deportation to new immigrants arriving in Italy by the Interior Minister Matteo Piantedosi. Please, you have to watch this video till end, especially if you are new immigrant in the country. Now, the news that is coming from the camp of the Interior Minister is that he is saying that early this year, we are in the fourth month of the year 2023, but the immigrants that has entered the country so far has been tripled compared to 2021 and 2022 is something else. So now they are going to speed up the asylum process and they are going to be giving less opportunity for immigrants to ask for appeal, because before, if you go to commission and you get negative, you have 30 days to appeal. Now they have reduced it because they are saying a lot of immigrants are entering the country, and some of these immigrants who will be getting negative from commission will not be having the possibility to go to second appeal or to even appeal. They will give you 500 euros and they will deport you back to your home country. They are saying that is the only thing that they can do because the EU don't want to support. If the EU is not ready to support, they have to speed up the asylum process. If you go and you get negative, some of you will not even get the opportunity to ask for appeal. They will give you 500 euros and they will send you back to your country of origin. And day in, day out, immigrants are arriving. It will not pass like 2 days and immigrants will not arrive in Lampedusa. I'll still be playing that video for you. But first of all, let's go and watch the video where they are saying they want to speed up the asylum process and there will not be possibility for some immigrants to ask for appeal. When we are back, we'll give you the rest of the update. This is the video. Accelerare i rimpatri, frenare i flussi dei barconi, svuotare gli hotspot anche con ponti aerei. Il ministro Piantedosi annuncia un nuovo piano immigrazione in considerazione di sbarchi già quadruplicati a quota 27.000 rispetto agli anni del Covid e in ulteriore aumento con la bella stagione. Per rimandare indietro chi non ottiene il diritto d'asilo è uno dei punti chiave. Per incentivare le ripartenze verso i paesi d'origine potrebbe essere introdotto anche un bonus di 500 euro per ogni migrante pronto a tornare a casa al più presto. Il 90% dei paesi d'origine comunque risulterebbero sicuri, precisa il Dicastero. In parallelo le domande d'asilo verrebbero sbrigate già alla frontiera e bisognerà raddoppiare il numero dei centri per i rimpatri. Dagli attuali 10 si passerebbe a uno per ogni regione. Contemporaneamente andranno svuotati gli hotspot troppo affollati, a partire da Lampedusa e Pantelleria, dove sono in fase di progetto due nuovi centri d'accoglienza. Per i trasferimenti e gli alleggerimenti si potranno mobilitare l'aeronautica e la marina militare. Per frenare le partenze dalla costa sud del Mediterraneo si concentrano gli sforzi in collaborazione con diverse zone di transito, come Cirenaica, Tripolitania e soprattutto Tunisia. Già nei giorni scorsi una lunga telefonata con il ministro degli interni tunisino segna un rilancio degli accordi. Yeah guys, I hope you have seen the video and that is what is coming from the side of the Interior Minister. And they are also going to try to build deportation centers in every region, because currently we have only 10 deportation centers in Italy. And I have also reported a video about that. So if you want to watch that video too, you can go to my previous video. You can see that video too. Now they are trying to build deportation center in every region, so that if you are not qualified to stay in the country, they will send you there and find ways and means to deport you back to your country. And now let's watch the video of the new arrivals of immigrants in Lampedusa. When we are back, we'll give you the rest of the update. So stay tuned. Arginare gli arrivi e accelerare i rimpatri. Questa è la strategia allo studio del governo, preoccupato da quel 300% di sbarchi in più nei primi 3 mesi dell'anno. Prioritaria la trattativa con i paesi africani, in particolare con la Tunisia attraversata da una gravissima crisi economica. Da lì partono i 2/3 dei migranti che approdano sulle nostre coste. Per questo l'Italia vorrebbe lo sblocco immediato di finanziamenti in cambio di un freno agli imbarchi. Accordi operativi andrebbero poi stabiliti anche con il resto dei paesi africani per facilitare i rimpatri, anche con il potenziamento delle strutture sul territorio. In ogni regione è previsto un centro con l'ipotesi di incentivi per chi accetterà di tornare nel proprio paese senza fare ricorso. Si pensa poi ad un iter più complesso per ottenere la protezione speciale, oltre ad un allungamento dei tempi di trattenimento nei CPR per far sì che nessuno sfugga alle procedure di rimpatrio. Fondamentale il ruolo della difesa nel fornire assetti navali e aerei per alleggerire l'hotspot di Lampedusa, che negli ultimi tempi è in costante sovraffollamento. Uomini, donne e bambini ammassati in
condizioni disumane dopo traversate drammatiche. Una strategia, quella del governo, che per funzionare non può fare a meno del coinvolgimento dell'Europa nella gestione dei flussi migratori. Sono tutti salvi, 440 migranti partiti dalla Libia e portati a bordo della Geo Barents. Queste sono le prime immagini aeree di un'operazione difficilissima durata oltre 11 ore. Tanto ci è voluto per fronteggiare onde e vento e per riuscire a traghettare dal peschereccio tutti gli occupanti. Hanno atteso che il mare desse tregua per vuotare completamente l'imbarcazione. Salvati anche 8 donne e 30 bambini. Dopo 4 giorni di mare senza cibo né acqua, ora sono al sicuro. Solo una persona è stata trasportata in elicottero a Malta. La richiesta d'aiuto l'aveva lanciata Alan Fon. Erano in acque internazionali al largo di Malta e il mare era in tempesta. Il pericolo di naufragio è altissimo. Secondo quanto stabilito dalle autorità italiane, 100 persone verranno trasferite su un'altra imbarcazione al largo della Sicilia. Per tutti gli altri migranti la rotta sarà verso Brindisi, porto sicuro assegnato dal Viminale. Mentre sono già arrivati sani e salvi 92 migranti presi a bordo dalla Ocean Viking di SOS Mediterranee. Erano al largo della Libia, 3 giorni di viaggio sono stati necessari per raggiungere il porto di Salerno. As I hope you have seen the video, as I said before, day in, day out, immigrants arrive in Lampedusa, and congratulations to these guys. The way immigrants arrive day in, day out, that is how some also loses their life on top of the Mediterranean Sea. Immigrants who have lost their life on this Mediterranean Sea souls rest in perfect peace, and rest in perfect peace to all gone souls. And this is the other I have for you today. So if you are in the countryside and you are new immigrant, make sure you cook your story well. Make sure your story is well prepared, because anything make them give you negative, it is going to be very difficult for you, because giving you negative, you stand less chance to appeal to go to your second commission. So guys, this is what I have for you today. The name still remains Official Cracker Fact News. Please, if you have not yet subscribed to the channel, what are you waiting for? Please do me a favor, subscribe to the channel. And if you have not yet followed our Facebook page, it is Official Cracker News Italy. Please go and follow the Facebook page for me. And if you're also watching me from TikTok and you have not yet subscribed to our YouTube channel, please go and subscribe to the YouTube channel Official Cracker Fact News. It doesn't take anything from your account. Until we meet again in the next video, please stay safe and stay blessed. Peace out.